La via d'uscita, 16-17 marzo, Teatro Pime, Milano. Tre momenti straordinari, un unico grande evento mai visto prima, firmato Casa del Sole TV. Non è Un Caso Moro un film rivoluzionario che costringe lo Stato ad alzare l'asticella della verità di fronte al caso più cupo, più buio della storia della Repubblica italiana. Sapiens più Sapiens, il grande giornalismo che mette gli ospiti dinanzi alla dialettica del confronto socratico e dinanzi alla prova di resistenza delle proprie tesi, proprio sotto gli occhi attenti delle persone presenti in sala. Spezza le tavole senza legge, un nuovo ordine non esiste. Una pièce teatrale unica in cui parole, musica, poesia, filosofia e improvvisazione con il pubblico si fondono per consegnare il significato ultimo della Due Giorni, il senso eterno della verità. Poi riuscirete a dimenticare queste cose, intenti a rimettere le vostre case in ordine. E solo un ricordo tornerà a rinnovarsi mentre starete in ozio accanto al fuoco, quando l'età rende dolci le memorie e la dimenticanza le sbiadisce e le fa simili a un sogno raccontato molte volte e molte volte trasformato nel racconto. Vi sembreranno cose irreali. Il genere umano non può sopportare troppa realtà. Abbiamo la pretesa di non avere sponsor di alcun genere, ma abbiamo l'onore di essere sostenuti esclusivamente da voi. Io, Margherita Furlan, Tommaso Minniti, Johannes Bickler, vi aspettiamo. Buonasera a tutti e benvenuti nel salotto di Casa del Sole TV e Levante e buonasera innanzitutto ai nostri due ospiti graditissimi, Tiziana Alterio, scrittrice e giornalista. Buonasera Tiziana. Ciao Jeff e buonasera a tutti. E buonasera a Roberto, di nuovo con noi in Casa del Sole ci si trova bene, spero e quindi grazie di essere di nuovo qui con noi. Ciao Jeff, un saluto sobrio a tutti i nostri spettatori. Grazie e benvenuto a, a Roberto Col, Colbacco. Oggi abbiamo avuto il discorso di Putin e i discorsi dei capi di Stato occidentali di solito iniziano con, sempre con le accuse contro Putin o contro qualcun altro. Mentre nel suo discorso alla Federazione oggi Putin ha detto che sono in corso cambiamenti epocali e su larga scala e che la sua Russia sta orientando verso l'accelerazione dei processi dello sviluppo della scienza dell'istruzione della sanità e delle infrastrutture insomma dello sviluppo del paese e poi ha mandato un messaggio a occidente spiegando che l'arsenale russo nucleare anche è pronto voi conoscete la russia e la politica russa anche per esperienza diretta ha e partirei da Tiziana che sul presidente russo Vladimir Putin ha anche scritto un libro. Tiziana, tu come hai letto il discorso e che messaggio ci ha mandato Putin? Beh, ci sono diversi, diversi piani, diverse riflessioni da fare su questo discorso. Intanto ha voluto mandare proprio un messaggio anche all'Occidente che la Russia è unita e forte, che non teme nessuno sostanzialmente, che, ehm, e che forse da questi no, forse è proprio così, da eh, questa guerra ne è uscita anche più forte, eh, ha fatto cenno. In più passaggi al patriottismo. No? E, quindi eh, l'Occidente pensava di indebolire eh, questo paese, e invece, eh, invece non è così. Eh, anzi, mentre noi, poi magari dopo possiamo parlare anche della posizione dell'Unione Europea, ma mentre l'Unione Europea sta andando verso quello che io chiamo il suicidio assistito, sostanzialmente, invece la Russia. Eh, ne esce fortificata in qualche modo. Quindi ehm, eh, l'altro passaggio importante che tu accennavi è sulle, sulle armi, sulle armi nucleari. Ma eh, ecco, ha precisato Putin che eh, non è intenzione della Russia di attaccare l'Europa, anche se eh, tutti i giorni, i titoli del giornale del mainstream ovviamente hanno subito. Manipolato eh, questa dichiarazione eh, subito no? dicendo la Russia vuole attaccare l'Occidente, l'Europa, stiamo tutti attenti. Invece no, è una, una dichiarazione che eh, mira a, come dire, eh, a mandare un messaggio all'Occidente, viste le dichiarazioni ultime di Macron no? e anche della von der Leyen che eh, vorrebbe ora intensificare eh, l'acquisto di armi, così come i vaccini, eh, come l'acquisto dei vaccini. Eh, no, il, il messaggio di Putin è state attenti perché noi possiamo con le nostre armi eh, raggiungervi e quindi eh, ecco, non è mai una posizione di attacco. Eh, anche se l'Occidente fa passare, il mainstream fa passare questa posizione, ma è una, eh, è una, una difesa agli uh, attacchi, alle provocazioni continue dell'Occidente in un momento molto particolare. Cioè quello che io eh, posso, posso eh, condividere è un certo nervosismo dell'Occidente in questo momento, perché ci sono le elezioni eh, russe quindi eh, fra un po' di giorni sarà riconfermato Putin eh, con il quinto mandato e quindi eh, questo Uomo che era eh, stato spacciato perché anche ammalato non godeva di ottima salute. Eh, insomma, mi sembra che sia invece in una posizione assolutamente eh, rafforzata. Eh, e eh, la, insomma, il certo nervosismo è legato anche al fatto che, eh, insomma, eh, ci sono elezioni eh, di, 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 di americane, Trump sta recuperando, no? Eh, forza e insomma lo scenario è, è molto così è tutto da è, è, può cambiare da un momento all'altro e l'Unione Europea si trova al centro di queste dinamiche e assolutamente non prende non, non, è, non è capace neanche di avere una posizione unitaria in materia di politica estera per cui le dichiarazioni così che ogni presidente fa eh, si sveglia la mattina e no, come Macron e fa delle dichiarazioni che poi vengono smentite da altri eh, leader europei e quindi insomma una posizione c'è fuori sempre una posizione molto debole dell'Unione Europea. Quindi ecco da un lato un occidente molto nervoso e dall'altra parte io vedo con questo discorso di Putin un rafforzamento eh, del, de, della Russia e anche delle politiche, no? Lui ha fatto cenno come hai detto tu inizialmente, anche a una visione, quello che ecco a Putin che ho raccontato anche. Nel in uno degli ultimi libri che ho scritto che è proprio un libro biografico su Putin è un leader che riesce ad avere una visione ehm, una visione del suo paese quindi ha in questo discorso che è il discorso prima delle presidenziali ha indicato anche una nuova rotta e come è proprio una delle differenze dai leader europei ma Roberto è eh, giusto o no che la dottrina nucleare <coughs> russa non prevede il, il first strike. Questo non viene quasi mai detto, si dice sempre che Putin è molto pericoloso, però intanto loro non prevedano un primo attacco, cosa che invece altri prevedono e hanno anche fatto nella storia. Sì, esatto. Infatti questo Diciamo che è uno dei punti cardine, gli Stati Uniti hanno modificato recentemente la loro dottrina di ingaggio nucleare prevedendo la possibilità di un first strike nucleare, una cosa gravissima. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che sia proprio così perché poi queste cose possono cambiare ogni momento. Invece la dottrina russa ehm, eh, non prevede un first strike nucleare, però la dottrina russa prevede nero su bianco l'uso di armi nucleari in tutti i casi in cui l'integrità dello Stato russo sia messo a rischio oppure la stessa eh, sopravvivenza della nazione russa. Quindi di fatto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo spiego eh, diciamo perché l'Occidente affetto ormai eh, da una sorta di dissonanza cognitiva a livello di nazione, non tanto e solo di individui, ma proprio a livello di nazioni. Questo significa semplicemente che la Russia non è battibile, cioè, eh, non è battibile perché nel momento in cui dove, tu dovessi battere la Russia in una guerra, finirebbe il mondo. Questo deve essere chiaro. Questo, tra l'altro, è un punto che eh, risuona con la dottrina della Mutual Assured Destruction, la MAD che ha preservato la. Pace, diciamo, una ciò, sorta di pace tra le grandi potenze per eh, tutto il periodo dalla seconda guerra mondiale fino adesso, perché di fatto non puoi vincere una guerra contro una potenza nucleare eh, con le armi che, che ha la Russia, oppure che ha gli Stati Uniti. Quindi eh, ogni tentativo di guerra è delirante. Eh, questo è mh, uno degli elementi che l'Occidente eh, proprio istericamente non vede: c'è una cecità isterica. A livello mentale, gravissimo. E, ed è quello che Putin ha ricordato. Cioè, Putin, eh, quello che ha detto Putin, che ha destato scandalo eh, nei giornalisti orofecari mainstream occidentali, non, eh, non è, è una non notizia. Ha ricordato una cosa che tutti sanno, che tutti dovrebbero sapere. È importante il fatto che dovrebbero saperla perché è nero su bianco: che è la dottrina appunto, nucleare, di ingaggio nucleare della Russia, che prevede l'uso di armi nucleari nel caso venga attaccata sul suo territorio in modo che la preoccupi, che le crei dei problemi. Quindi questo, diciamo, è, lo dico chiaro, anche il mio, diciamo, il mio outfit eh, giornaliero di oggi eh, serve proprio per spiegare con le immagini quello che evidentemente a parole così tante persone in Occidente non riescono proprio a capire. Insisto sull'analfabetismo. analfabetismo. Eh, di alfabetismo eh, appunto eh, a livello eh, europeo no? Nel senso, non si capisce eh, più la, il linguaggio non si capisce il significato delle parole eh, eh, cioè insisto proprio a ripeterlo per quello perché lui, è, lui è, lo ha messo chiaro ha ripetuto eh, la regola di ingaggio degli, de, della Russia in questo caso e perché l'ha fatto? L'ha fatto perché eh, ne vediamo dai giorni scorsi da Alcune eh, affermazioni assolutamente irresponsabili da parte di leader europei presunti leader europei, Macron che ha dichiarato di non escludere l'intervento di eh, militari francesi sul territorio, eh, appunto eh, eh, ucraino no? contro la Russia direttamente. Quindi l l'ingaggio diretto e gli, gli inglesi che smentendo il fatto di eh, mandare truppe sul territorio ucraino hanno però ammesso il premier lo ha ammesso di avere già sul territorio degli specialisti dicendo tranne qualche specialista non manderemo truppe cosa vuol dire ha confessato di essere già in in, in, in coinvolto in una guerra guerreggiata con militari eh, britannici contro È andato il... via il tuo audio Roberto fermati come c'è dei problemi più? con l'audio? Ho staccato qualcosa. Allora, c'erano dei problemi con l'audio? Non ci sei più. Ecco, ti sei toccato. Continua pure. Eh, sì. quindi, quindi, di fatto, eh, di fatto abbiamo, abbiamo il premier francese, il premier inglese e poi la von der Leyen che vuole riarmare. L'Europa per un conflitto, poi ci aggiungiamo le dichiarazioni di qualche tempo fa del ministro della, della difesa Pistorius, il tedesco, ministro della difesa tedesco, che aveva detto: Fra qualche anno dovremmo prepararci per una guerra, grande guerra. I tedeschi, poi mettiamoci i svedesi che dicono anche noi dovremmo prepararci a una guerra, cioè tutti i paesi europei senza una ragione, perché poi non ti dicono il motivo. Che porterebbe appunto i paesi europei in guerra con la Russia. Eh, dicono solo che ci sarà questa guerra, come se fosse una pioggia, come l'allerta meteo rosso che piove e bisognerà eh, in qualche maniera reagire. Nessuno dice che c'è la volontà di andare in questa guerra. Eh, la si prende come una, una calamità naturale, come una cosa che non si può evitare. Quando Putin, ancora nel discorso per cui viene criticato appunto dalla stampa orofecale. Eh, occidentale ha detto che non ha nessuna intenzione di attaccare eh, l'Europa. Quindi di nuovo eh, diciamo completamente analfabetismo funzionale perché non capiscono la frase. Ha detto non voglio attaccare l'Europa. E la gente cosa capisce? In Europa vuole vuol attaccare l'Europa. Questo cioè, la dice lunga proprio sullo stato di incapacità di intendere di volere eh, in, in Occidente. E poi ha ricordato, dopo aver detto che non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, ha anche detto che però se l'Europa attaccherà la Russia, e lo hanno appena dichiarato di volerlo fare, l'ha detto Macron, l'ha praticamente eh, suggerito anche gli inglesi e soprattutto la von der Leyen, che peraltro non si capisce chi è che le dia l'autorità di dichiarare guerra alla Russia a nome dei popoli europei, eh, quindi l'Europa in tutte le salse ripete che si sta preparando alla guerra contro la Russia, che è una guerra di aggressione, perché chiaramente la Russia ha detto non voglio attaccarvi, allora cosa fa l'Europa? Dico allora noi vogliamo attaccarla. Allora Putin ha semplicemente detto, beh, tenete presente che noi, la nostra dottrina prevede che eh, a quel punto noi possiamo usare le armi nucleari e abbiamo gli strumenti per. Distribuirle sul vostro territorio nel caso non l'avete ancora capito. Di nuovo, eh, analfabetismo funzionale al massimo livello, invece che prendere diciamo, atto no, di questo avvertimento molto amichevole, perché l'avvertimento successivo arriva con i vettori, appunto i Sarmat e quelle cose lì. Eh, a questo punto, eh, la, la Russia ci minaccia. Vabbè. Mi sembra di, eh, di avere più o meno. Ho, ho, ho semplicemente riassunto la situazione met... sottolineando tutti quegli aspetti che i nostri spettatori mh, avevano già capito prima. Quindi il mio discorso sarebbe interamente superfluo, perché purtroppo queste cose ce le diciamo tra noi che le capiamo. Ma io spero sempre che ad ascoltare queste trasmissioni arrivi per caso o perché segnalato da uno dei nostri lettori anche qualcuno che invece di quelli che sotto ipnosi mainstream. Eh, credano no, a, queste, a queste allucinazioni cognitive no, che regnano in Occidente rispetto appunto a, alla Russia e a Putin, e che magari ascoltando queste parole, non so, gli si accenda la scintilla no, del. Ma sta a vedere che, che magari ha anche ragione. Eh, può succedere, perché, comunque, dai dati si, si evince che le televisioni e i giornali sono sempre meno seguiti e, e letti, quindi effettivamente può essere, speriamo che succeda Roberto, ma nominavi tutti e due, avete mm -hmm. nominato ovviamente l'Europa e la von der Leyen, Tiziana, ma questa avvocatura che sta perpetuando la signora von der Leyen della difesa europea, oltre che della produzione di armi e di proiettili uh, uh, assolutamente più rapida, sta anche difendendo e Perorando la causa della difesa europea, a quale scopo? Fra l'altro, l'Europa è già un po' col sedere per terra, lo diciamo sempre, ma ridiciamolo perché, se qualcuno non se ne fosse accorto. Ma io penso, Jeff, che bisogna davvero eh, fare anche un parallelismo con quello che abbiamo vissuto in tempo di Covid, e quando, quando eh, si mise, dopo la paura eh, del Covid si mise in moto la macchina di Big Pharma. Eh, ora, perché faccio questo parallelismo? Perché ehm, in quella famosa, fra l'altro, mappa del, del dio vaccino che, che strutturai per il dio vaccino, ovviamente... Ho no, mandato tra... via il tuo audio adesso, stasera c'è il sabotaggio del vostro audio. Provo eh, a parlare mi sentite? Di... No, non ci sentiamo più. Il problema è il e tuo, se... Jeff, mi dicono. No. no. Qualche filo, qualcosa? In effetti. Eh, ah, eccoti, eccoti. Ecco, sì, ecco, sì. ecco. E, dunque in quella, quella mappa eh, che strutturai eh, scrivendo Il Dio Vaccino, eh, dove al centro eh, insomma, di, di questa mappa, il cuore, no? di, 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 eh, era le, 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 sono le tre grandi, eh, grandi fondi, fondi finanziari eh, statunitensi, eh, BlackRock, State Street e Vanguard. Bene, tra eh, Big Pharma e eh, l'industria delle armi sono le due, no? eh, le due grandi, le grandi settori. Che, eh, dietro cui si muove la grande finanza internazionale. E, quindi perché eh, dico questo? Perché in realtà eh, io credo che non ci sia affatto volontà eh, né degli Stati Uniti né dell'Unione Europea di, eh, di accendere la miccia, di scatenare una guerra. Più che altro invece eh, è molto funzionale alle, eh, al sistema eh, globale in crisi perché bisogna dire che è in crisi, eh, di eh, stimolare una strategia mediatica della tensione nei cittadini. Per cui eh, si eh, invoca lo spauracchio della guerra per alimentare ovviamente una volta, eh, in, una volta in tempo di vaccino eh, la paura della morte, ora, insomma, comunque la paura di una guerra, la paura sempre della, della morte. Quindi... In questo modo si eh, alimenta ovviamente l'industria bellica della morte. Eh, ricordo che le prime grandi mu quattro multinazionali eh, del, sono americane. Eh, tutte fanno capo al Pentagono, quindi eh, c'è ovviamente una regia molto precisa del Pentagono e la von der, la von der Leyen ricordiamo che è stata ministro della difesa eh, te, del, della Germania tedesca. Per cui voglio dire, non c'è passo che uno possa fare se dietro non c'è. Comunque una regia che guida. Quindi come mai in questo momento, eh, ecco questo è il punto di riflessione, come mai proprio in questo momento eh, si invoca la paura della guerra? Eh, e eh, diciamo, eh, dietro cosa si sta muovendo, cosa eh, dal punto di vista economico, perché segui i soldi ovviamente scoprirai la verità. Per cui eh, detto questo, io ecco non non credo assolutamente che ci sia la volontà di ehm, alzare l'asticella no? e di arrivare davvero ad uno scontro eh, nucleare, quanto invece di alimentare in un momento di grande crisi e di grande. Anche incertezza dell'Occidente per le elezioni in Russia, per le elezioni in America, ma non solo. Insomma, ci sono tante, poi la guerra in Palestina. Ci sono eh, decine di paesi che vanno a votare. Decine di paesi, appunto. Quindi, in un momento di grande incertezza e di crisi del, dell'elite globalista, ehm, la strategia mediatica è sempre quella vincente. Quindi, ehm, come giustificare una, eh, di nuovo una, un sacrificio dei cittadini a eh, magari tagliare sui beni, no, sui servizi essenziali, quindi la scuola, la sanità, per poter eh, dover foraggiare le eh, elite globaliste e quindi anche le multinazionali della morte bene c'è una guerra alle eh, porte quindi dobbiamo assolutamente eh, continuare a fare sacrifici eh, e armarci ma eh, ripeto dietro questa strategia io ci vedo più una eh, strategia finanziaria piuttosto ovviamente che la volontà precisa di andare in guerra. E quindi potrebbe essere il programma ancora quello di logorare la Russia, come del resto hanno scritto in molti documenti del Pentagono, continuare questa guerra di logorazione. Quindi adesso si è consumata l'Ucraina. E consumiamo un po' di Europa, perché comunque l'Europa ormai è sacrificata e sacrificabile, ce l'hanno detto in tutte le lingue, anche, anche la signora eh, Nuland, quindi l'ha detto anche in modo abbastanza volgare, diciamo. Per cui eh, questo serve il, il programma. Però l'approccio di Putin, Roberto, è esattamente opposto, perché anche quando parla di questioni militari, per esempio, della dottrina nucleare, lui ne parla sotto forma di difesa del proprio paese, della sopravvivenza del suo paese, non per esportare democrazia o assicurarsi che le cose vadano secondo i propri, i propri ordini. E quindi questa è sostanzialmente la vera differenza che c'è fra Occidente e la Russia. Poi la Russia è vero. Lo stavate dicendo tutti e due, è sempre più forte, sempre più forte anche di alleanze che sono sempre più allargate, giusto, Roberto? Sì, diciamo che la vera differenza, appunto, tra l'Occidente e la Russia è che la Russia parla del mondo reale, parla delle cose in sé, cioè quindi ogni dichiarazione che viene fatta è inerente al mondo reale. Poi si può condividere o non condividere le loro posizioni, ma sono sempre riferite al mondo reale. In Occidente, invece. E la, il, lingu, cioè il linguaggio segue, segue una narrazione, anzi segue varie narrazioni eh, potenzialmente tutte scollegate dalla realtà. In questo senso ha anche ragione Tiziana con il suo approccio, che è diverso dal mio, perché è vero anche quello, possono essere veri vari diversi eh, approcci nell'analisi di questo fenomeno, eh, anche se sono apparentemente contraddittori, perché è vero che l'Occidente... È impegnato in operazioni eh, finalizzate soprattutto a ingrassare il sistema appunto, eh, con il complesso militare industriale. Questo qui è, è un dato di fatto, che certe volte detta la politica. E in questo senso c'è anche un'osservazione fatta da Putin appunto nel suo discorso, che stiamo commentando, eh, a, a proprio questo riguardo: quando dice che l'Occidente ci vuole trascinare in una corsa agli, agli armamenti, come è già accaduto. Questo eh, vuol dire che in realtà appunto non sarebbe intenzionato a fare la guerra, ma solo a rovinarci, costringendoci a, ad armarci, eccetera. Però questo non esclude il rischio poi di una spirale di escalation proprio perché le guerre vivono di una logica propria. Che eh, a volte sfugge di, di controllo. Eh, mh, si gioca sul filo della guerra, ma poi basta veramente poco perché eh, diciamo, il dado sia tratto e l'irreparabile eh, avvenga. Ricordiamoci che anche la seconda guerra mondiale eh, scoppiò per un calcolo sbagliato che Hitler fece quando eh, scatenò la guerra lampo contro la Polonia. Hitler eh, contava sul fatto che eh, la Russia, beh, che, che l'Inghilterra e la Francia non sarebbero intervenute come non erano intervenuti nei suoi Anschluss precedenti quando aveva annesso la Cecoslovacchia, eccetera. Quindi di fatto fu un suo calcolo sbagliato e poi dopo eh, appunto, scoppiò la guerra. Tanto è vero che pare dai diari vari no? che appunto, qualcuno ha analizzato. Che dopo eh, appunto, la dichiarazione di guerra, Hitler nel suo entourage eh, avesse chiesto was nun, che vuol dire e ora che facciamo? Cioè, nel senso, e ora che cavolo facciamo? Cioè si è trovato spiazzato. Quando poi il, diciamo, eh, si compie l'irreparabile non si torna più indietro. Questo è il rischio appunto, di questo teatro che si gioca in Occidente che da un lato vuole appunto, eh, costringere la Russia a fare cose che la, eh, la, diciamo, la minino dal punto di vista eh, finanziario. e e geopolitico, però, per il momento, tutto quello che hanno fatto ha ottenuto l'effetto opposto: le sanzioni, le misure finanziarie contro la Russia e la guerra hanno rafforzato la, la Russia, che ha un, un uh, prodotto interno l'orno positivo, mentre noi ce l'abbiamo negativo. Noi siamo in recessione, loro sono in pieno boom. Eh, hanno migliorato la loro posizione sul piano geopolitico, sulla schiera geopolitica. Il, uh, il, 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 il centro del mondo si sta spostando ad est verso eh, il nuovo mondo multipolare, inaugurato appunto da, dai BRICS, dall'alleanza Russia-Cina e poi, soprattutto, appunto, dall'allargamento dei BRICS e dal, eh, dall'incremento di, 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 ehm, di transazioni appunto commerciali tra tutti i paesi dei, dei BRICS in un contesto di progressiva de-dollarizzazione. Quindi, eh, il, il, gli Stati Uniti stanno. Eh, disintegrandosi come potenza egemone ad una rapidità eh, quasi eh, diciamo molto più: cioè, l'impero romano ha impiegato dei secoli a disintegrarsi, l'impero americano si sta disintegrando nel corso di pochi anni. Per noi sembra sempre lento perché siamo abituati ai tempi dei eh, film americani dove le cose succedono tutte in due ore. Ma eh, vi, vi, possiamo star certi che è una delle disintegrazioni più veloci della storia. Ecco, forse solo l'impero sovietico si dis, di, dissolse più velocemente, però era anche meno eh, pervasivo, meno, meno solido eh, quando, quando crollò. Quindi, questo è il tipo di situazione nel, nella quale appunto l'Occidente. Poi compie a livello narrativo per il momento come fa Macron che dice: Potremmo mandare dei soldati? Certo, le parole non sono i fatti e finché non li mandi eh, le cose non cambiano, però da passare dalle parole ai fatti, poi eh, diciamo tutto è possibile, soprattutto se si, se si considera che oltre alla guerra tra Stati Uniti e Russia, essenzialmente per interposti ucraini, c'è anche la guerra occulta degli Stati Uniti contro l'Europa, che eh, adesso sta venendo deindustrializzata essenzialmente dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che rubano le industrie europee che si trasferiscono negli Stati Uniti dove l'energia costa meno, Stati Uniti che eh, appunto hanno messo in atto molte eh, diverse tattiche appunto per indebolire l'Europa, compresi anche quelli... i sussidi che stanno dando e quindi tutti li vanno a prendere. Sì, e poi ricordiamoci il Nord Stream, l'esplosione del Nord Stream. L'unico attacco militare che ha subito l'Unione Europea in questa guerra con la Russia è stato da parte degli Stati Uniti che hanno fatto saltare il Nord Stream. Chiaro, io lo dico dandolo per assodato, non c'è la dimostrazione, però è ormai un fatto, diciamo, no, è il segreto di Pulcinella noto a tutti quelli che eh, si sono interessati seriamente dell'argomento. Tant'è vero che la Danimarca, leggevo proprio ieri oggi, ha rinunciato a continuare le indagini su capire che Faccio saltare il nostro tema. Ci rendiamo conto, cioè, è il più grave attacco militare ad un'infrastruttura europea dalla seconda guerra in poi. E cosa fanno gli europei? Orgogliosamente smettono di investigare su sapere... per scoprire chi sia il loro nemico. ma Non so se vi ci rendiamo conto dell'assurdità, praticamente è una, eh, è, diciamo, è una. Uh, è un riconoscimento del fatto che non esiste più la possibilità di dare la colpa a nessun altro che gli Stati Uniti ai quali non la si può dare. No? Quindi noi ci troviamo di fronte appunto a una guerra anche nei confronti degli europei ed è per quello che il rischio di uno sviluppo della guerra non tanto tra gli Stati Uniti e eh, la Russia diciamo non tanto quindi una guerra nucleare strategica che porrebbe fine al genere umano ma una guerra locale europea tra l'Europa e la Russia, l'Europa, aizzata dal, eh, dagli americani che non hanno, eh, diciamo, eh, assolutamente a cuore il bene dell'Europa, eh, per indebolire sia l'Europa che la Russia, ecco quella possibilità assolutamente non si può escludere ed è quello che credo che abbia voluto ricordare Putin avvertendo gli europei di non farsi trascinare appunto in una guerra che non è loro ma che danneggerebbe loro, cioè danneggerebbe noi, perché quando poi arrivassero i missili insomma sarebbe veramente troppo tardi per poi fare marcia indietro. Eh, infatti sì, lui ci ha avvisato questa volta come anche altre volte, solo che non, nessuno ascolta probabilmente perché non ci sono politici in grado di ascoltare e recepire un discorso. Prima Tiziana dicevi che ci sono certe lobby, per esempio quella delle armi e, de e farmaceutica che dirigono la politica, ma forse c'è anche la lobby piuttosto potente, anche la lobby agroalimentare, perché altrimenti come si spiegherebbe questa politica europea così forzata verso... Il cibo, le farine, i grilli piuttosto che eh, diminuire la carne, eccetera, eccetera, cose che hanno in se stesse magari anche una piccola parte di verità, soltanto perché comunque probabilmente non fa bene mangiare cinque volte alla settimana la carne rossa, forse non fa bene avere degli, degli allevamenti intensivi come quelli che sono stati fatti proprio dagli Stati Uniti e dal Canada. E, eccetera, eh, però qui stanno cambiando proprio anche i nostri usi quotidiani, Tiziana, giusto o no? Sì, assolutamente, infatti ehm, quando, quando prima dicevamo e eh, eh, so Roberto giustamente ha eh, sottolineato eh, il crollo di un impero, noi siamo nel bel mezzo di questo crollo di un modo di concepire il mondo, ora eh, sempre Roberto faceva riferimento alla caduta dell'impero romano, ecco, e eh, in, durò tantissimi anni e non si ebbe in quel, eh, in quel momento la percezione del crollo, mentre noi siamo invece nel bel mezzo di questa crisi epocale e eh, che coinvolge tutti i settori eh, economici, produttivi ma anche esistenziali, spirituali ehm, perché è proprio un modo di vivere eh, che eh, è messo in discussione. Ora rispetto al cibo eh, abbiamo anche già fatto puntate dedicate al, al tema eh, della produzione agroalimentare però ecco mi, mi, mi preme dire anche una cosa che gli agricoltori cioè la protesta degli agricoltori secondo me non, non c'entra l'obiettivo proprio di rivisitazione del totale del modello globalizzato perché il problema non è avere più sussidi o avere più agevolazioni o diciamo delle briciole rispetto a no, possibili aiuti No, qui si tratta veramente di smantellare un sistema anche produttivo agroalimentare eh, che vuole eh, ovviamente distruggere tutto ciò che è piccolo. Quindi i piccoli allevatori, i piccoli agricoltori, eh, le piccole e medie imprese. Ecco perché noi italiani siamo stati presi molto più di mira rispetto agli altri paesi. No? Perché. Io dico sempre che eh, l'Italia è il paese che forse inconsapevolmente eh, sta resistendo di più a eh, questo modello globalizzato che asfalta tutto ciò che è piccolo territoriale, ma che in realtà è la ricchezza del nostro sistema produttivo. Quindi, noi siamo veramente in un momento eh, di eh, il, il nostro reset dovrebbe essere proprio ecco, eh, pensando a, a delle, ad una visione futura, come uscire da questo impasse. Eh, io eh, lo sai, Jeff, eh, sono molto vicina al movimento eh, mondiale della rilocalizzazione. Non ti sento. E' di nuovo, Jeff, di nuovo via il tuo aula. Eh, però eh, mi sa che è il tuo è il problema no, perché... Mi sentite, voi. Gennaro? Ok. Non. Allora, la, eh. l, ecco, la, ri, la rilocalizzazione che fra l'altro si collega anche a dei discorsi che lo stesso Putin ha fatto in tempi... Esatto. In tempi eh, insomma, precedenti, e cioè, eh, questa idea del ritorno alla nazione, alla forza della sovranità della nazione, non è un ritorno al passato, perché non si può affatto cancellare nella storia l'idea. No, della globalizzazione e anche eh, gli effetti positivi di un'apertura delle frontiere, di un maggiore collegamento tra i paesi, ma eh, l'idea invece di anche eh, guardare la natura, no? la natura evolve e, ehm, e mantiene la sua forza grazie alla biodiversità. Quindi eh, lo stesso Putin in alcuni discorsi ha fatto questo parallelismo tra la natura e quindi la preservazione della eh, biodiversità anche in relazione al, ai paesi, cioè il conservare ciò che è tradizione, che è sacro. E, eh, Putin in un passaggio parlò proprio delle realtà locali, cioè dare forza alle realtà locali che sono sacre, non ripeto per un ritorno al passato. Tutt'altro quando lui, per esempio, parla di rapporti con altri paesi, l'abbiamo visto anche con i paesi africani. Non, non è eh, il concetto, è proprio ribaltare il modo di relazionarsi con paesi che hanno anche bisogno no, di paesi più forti, per cui non è andiamo con un atteggiamento da colonizzatori, ma cerchiamo di rispettare i paesi così come sono e possiamo fare degli scambi eh, di reciproco interesse preservando ciò che è lo spirito del luogo, dell'economia, della tradizione, dell'anima di un popolo. Ecco, questo è anche il concetto di multiporalismo, che fa parte anche no, dell'idea eh, del multiporalismo, dove eh, in un mondo così grande e variegato possiamo ciascuno preservare la nostra identità. Eh, storica, eh, culturale, sacra, ma possiamo anche avere rapporti di reciproco interesse senza farci la guerra. E eh, un'ultima cosa: Putin, anche in questo discorso, <coughs> ha lanciato di nuovo una, come dire, una. Ehm, ha, 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 chiaramente, ehm, eh, non mi viene la parola, ma insomma, ha, eh, ha, ha detto che sono pro, la Russia è pronta, come lo è sempre stata, a un dialogo con gli USA per una, la ricerca di una stabilità strategica globale, perché è nell'interesse di tutti. ma... Eh, eh, ha ribadito che eh, sono tutti chiusi i canali eh, di comunicazione diretti con, eh, con gli Stati Uniti. Eh, quindi, insomma, eh, è, è tutto molto estremamente collegato e eh, siamo forse veramente alla fine di un modello. Produttivo, eh, un modello di pensiero economico finanziario che eh, eh, che sta mostrando io dico il suo volto scuro mi dispiace che l'Unione Europea mi dispiace ma insomma questa è la, la storia poi che l'Unione Europea che avrebbe Potuto eh, avere un'occasione grande, un'occasione storica importante mh, per eh, davvero dettare il passo no? e, e affrancarsi, eh, e invece siamo totalmente schiacciati eh, su posizioni, eh, anche lì abbiamo eh, mostrato il, no il volto storico di essere totalmente colonizzati dal punto di vista proprio eh, culturale eh, da eh, forze che eh, insomma sicuramente non vogliono il nostro bene sicuramente sicuramente no e questo lo si vede anche dal fatto torno ancora sul discorso delle armi che facendo un confronto fa Stati Uniti e Russia gli Stati Uniti hanno, ora non ricordo il dato percentuale esatto, ma gli Stati Uniti negli ultimi cinque anni e anche nel quinquennio precedente hanno aumentato la produzione di armi, mi pare l'esportazione, scusate di anche la produzione, ma soprattutto l'esportazione di armi, mi pare del 40%, qualcosa del genere. Mentre la Russia è andata esattamente in direzione opposta, ha ridotto di un'alta percentuale le esportazioni perché pro evidentemente producono ciò che ritengono sia necessario per la loro difesa non per guadagnare soldi come succede per l'industria delle armi americana quindi sì lo sviluppo c'è cioè un approccio completamente diverso che è quello dello sviluppo e dell'interesse del proprio paese però Roberto siamo come abbiamo detto anche altre volte qui abbiamo superato Tanto la illogicità che sembra di essere in un film di fantascienza anche un po' brutto e di poco, di poco valore. Di molto poco valore perché appunto ci sono dei bei film di fantascienza e in quanto autore di fantascienza diciamo soffro quando viene usata la fantascienza per come elemento comparativo al negativo, no? però un B-Movie di fantascienza di quelli veramente brutti ecco, è il livello a cui si muove oggi diciamo, il mondo occidentale, come detto un mondo ormai di narrazioni inconsistenti, incoerenti, contraddittorie, in costante dissonanza cognitiva, quando invece il resto del mondo, almeno diciamo quello che conta, no? la Russia, la Cina, insomma i, i grandi paesi, parlano con la voce della razionalità, della diplomazia. Del buon senso in buona misura ed è per quello, ma è proprio per quello che si sta spostando il baricentro eh, del mondo perché il grosso del mondo, il sud globale, l'Asia. Eh, vogliono avere sempre di meno a che fare con dei soggetti instabili, psicolabili, eh, che non mantengono mai i loro patti e preferiscono, e, e soprattutto parlano a Vanvera, eh, e preferiscono invece rivolgersi a quella parte del mondo che, che si sforza di mantenere il massimo rapporto tra le parole e i fatti. Infatti noi, noi in Occidente, nel nostro egocentrismo, eh, appunto, sfrenato quello che porta poi Borrell a parlare, a vanneggiare del giardino privilegiato nel quale viviamo in Europa e fuori c'è la giungla. Ecco, noi crediamo che quando Putin parla, di solito si rivolga a noi. No? Lo ha fatto in questo caso esplicitamente. Ma molto spesso Putin parla al resto del mondo. E eh, quando parla, appunto, di, di cose positive, soprattutto parla al resto del mondo, a noi ci avverte di non andargli a. A, diciamo, a minacciare lo Stato perché lui si difenderà, perché la Russia si difenderà. E peraltro, quelli che incarnano in Putin eh, diciamo, il nemico eh, irriducibile dell'Occidente, rimosso Putin, tutti i problemi sarebbero risolti. Per loro cioè, gli attende eventualmente la brutta sorpresa di scoprire che Putin è il più moderato di quelli che al momento eh, girano nelle stanze del potere in Russia, che il, po il potere in Russia è una cosa molto complicata, ma molto complessa. Ne ho parlato con persone molto in alto, diciamo, nella conoscenza dei eh, gangli di potere in Russia, che mi hanno detto che nessuno in Occidente comprende la complessità del sistema di potere in Russia, mentre in Occidente vive eh, nella mente appunto, collettiva per colpa appunto dei giornalisti. Eh, e dei politici mainstream che eh, c'è la reduction ad fumetum no, che è la versione grottesca della reduction ad Hitlerum eh, di, di, Hitler, eh, di, 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 di Putin e soprattutto della politica eh, russa, perché viene tutto rappresentato come un fumetto dove eh, Hitler non è neanche più Hitler, eh, dove, scusate, Putin non è neanche più Hitler è, è diventato gamba di legno e noi siamo Topolino. Cioè questo è il livello della comprensione che c'è in Occidente e delle narrazioni che ci sono in Occidente, nulla di più falso. Quindi questa demonizzazione, poi anche di Putin, è la cosa più, gr più grottesca che ci sia proprio perché forse Putin è l'ultimo baluardo che esiste con, da un, per, verso una guerra vera della Russia contro di noi. Ricordiamoci che in Russia ci sono voci molto illustri che addirittura chiamano per un bombardamento nucleare preventivo contro l'Unione Europea che sia educativo rispetto appunto al fatto che c'è questo rischio di una escalation nucleare. Sembra un paradosso, ma eh, mi riferisco adesso alla parola di Karaganov, se vi ricordo bene, Karaganov, Karaganov comunque un, diploma, eh, un accademico russo eh, molto seguito eh, che eh, già in passato eh, varie volte ha menzionato il fatto che l'Occidente eh, viva in uno stato di quello che lui chiama parassitismo strategico e intendendo per parassitismo strategico il fatto di ehm, diciamo, eh, nascondersi sotto eh, la tradizione che vuole che eh, la, la MAD, la Mutual Assured Destruction di cui parlavo prima che ha protetto il mondo dell'escalation nucleare per più di mezzo secolo ci proteggerà per sempre da un'escalation nucleare. Cioè, si è creato una sorta di fede, una sorta di fede cieca nel fatto che non possa scoppiare una guerra nucleare eh, perché, perché non è mai scoppiata. Quindi, diventa un atto di fede e alla luce di questa convinzione assoluta eh, dell'Occidente, di una parte almeno importante dell'Occidente, eh, a quel punto si. Pensa in Occidente di poter provocare la Russia fino ai limiti più estremi, che si pensa di poter distruggere la Russia, infliggerle, come già dichiarato esplicitamente eh, dagli, dagli strateghi americani, una, una sconfitta strategica, che significa un, rompere la Russia in vari pezzi per poi metterli uno contro l'altro e diciamo, controllare il tutto. Ecco, diciamo, si pensa di poterlo fare impunemente senza scatenare una guerra nucleare. Allora questo Karaganov, o comunque si chiama. Eh, questo accademico ha detto: Ci vorrebbe e speriamo che non si debba arrivare a tanto perché lui non è che dice: Voglio che si faccia un attacco uh, nucleare contro l'Unione Europea. Dio se ne scampi, dice anche lui. Dice: Speriamo che non si debba arrivare a quello, ma se loro insistono, se continuano a. A circondarci di basi missilistiche come ce ne sono in Polonia e in, e, in, e in Romania, se continuano a volersi espandere, se continuano a volerci infliggere questa sconfitta strategica, ad un certo punto del futuro. Potrebbe diventare, uso il condizionale, lui usa il condizionale, potrebbe diventare inevitabile che noi si debba fare questo attacco di, con delle nucleari tattiche. In questo caso, semplicemente per spiegare agli europei dove si va a finire se a un certo punto non si ascolta il significato delle parole che loro ci dicono per eh, ammonirci. Quindi, di nuovo, la dichiarazione di, 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 di Putin in questi giorni è l'ennesima. Ripetizione, ripetita Juventus, di un concetto che noi, non vogliamo, noi in Occidente non vogliamo assolutamente capire e che però è nel nostro interesse finalmente a capire, vuol dire esattamente quello che vuol dire, non vuol dire niente di più, non vuol dire niente di meno. Guardando ai titoli dei giornali, guardando ai commenti dei giornalisti, nessuno ancora una volta <ride> ha capito nulla di una cosa che invece in linguaggio semplice, in italiano, eh, è ha un significato inequivocabile. Purtroppo emerge tutte le volte che parliamo e anche quando al mio posto c'è Margherita, eh, in ogni caso emerge sempre che eh, i giornalisti sono molto colpevoli di tutto ciò che sta succedendo e dell'ignoranza a cui è sottoposto il popolo italiano, che certo ci si deve ognuno di noi attivare per cercare le informazioni, ma non tutti possono, anche perché c'è chi deve sfangare. Il lunario è, è non è facile di questi tempi. Sì, io ci sono stata all'interno delle strutture RAI e Mediaset, per cui so come, come, come si lavora. E, però sì. qui siamo davvero alla prostituzione, perché eh, siamo in un momento così delicato che eh, mentire, forse sapendo di smentire, davvero. Eh, un atto di colpevolezza ingiustificabile. Eh, eppure, eppure, niente, c'è poi una, non c'è alcuna breccia all'interno del mainstream. No, cioè, è andata via la voce tiziana Stavi Non dicendo so, non c'è eh, alcuna. È, eh, prostituzione. è sì, assolutamente sì, sì. no, E eh, non è tornata la tua voce. Gennaro che mi dice... C'è la regia, me lo porta con C'è voce. Ecco, eh, sì, ecco, io vorrei a proposito dei giornalisti, siamo in chiusura, vorrei però eh, dare anche, come dire, eh, forza a questa notizia importante che in, in, nei, nostri, eh, nei, nei nostri giornali di carta stampata, né ora non ho ascoltato il telegiornale, ma insomma... È passata veramente in sordina questa notizia importantissima, e cioè la dichiarazione del capo dei servizi segreti ucraini eh, Kirilo Budanov, il quale a proposito della morte di Navalny ha eh, dichiarato: Lo so che vi dispiace, ha fatto proprio una premessa, ma eh, noi eh, abbiamo informazioni eh, sulla morte di Navalny e sarebbe morto per. Un trombo per un coagulo del sangue, quindi questo è più o meno confermato. Lui ha detto, eppure questa notizia così importante eh, eh, nessuno ha dato ovviamente rilievo, ma perché? Perché bisognerebbe poi smentire tutto quello che è stato, è stato detto precedentemente. Eh, bisogna, bisogna appunto far passare l'immagine del Putin dittatore, quindi ogni strumento eh, è importante, ogni notizia viene strumentalizzata in questa guerra di propaganda. Ecco perché ecco, quando ho scritto questo libro su, su Putin, io non conoscevo così bene questa figura. Eh, però è, è, invece è interessante approfondirla, approfondire proprio il eh, suo percorso di vita, perché si comprendono molte cose, si comprende anche quella fermezza di cui parlava Roberto, cioè di fronte a tante provocazioni, continue provocazioni, eh, Putin ha una lucidità e una fermezza. Che, eh, che da pochi, insomma, è di, di pochi leader. Quindi eh, so che Roberto, noi già forse siamo nella lista di proscrizione, ma che ora stanno aggiornando, perché ovviamente Deneschi ha, eh, ha dichiarato che eh, in Italia bisognerebbe aggiornare questa lista di proscrizione, quindi non so se noi già ci siamo o ci saremo, ma insomma dire queste cose e dire che... Putin è lucido e fermo di fronte a queste provocazioni, significa appunto ribaltare completamente la versione occidentale e, mm. e va bene così perché siamo qui proprio per questo. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa prima che chiudiamo? Beh, si potrebbe aggiungere ancora, visto che è stato menzionato appunto, com'è che si chiama Budanov? Budanov, Budanov. No, Buda, no. no, Buda, no. no, sì. Il capo dei servizi ucraini, eh, che, ha, che appunto ha dichiarato che eh, Navalny sarebbe morto per un trombo, che loro hanno queste informazioni, c'è da fare un'osservazione un pochettino, diciamo, eh, inconsueta sull'argomento, perché eh, è una notizia che ha dei problemi, pone dei problemi eh, di difficile soluzione perché Budanov. Lo, lo ha detto la stampa mainstream, che è praticamente un osservato speciale della CIA. Cioè, vabbè, diciamocelo chiaramente: controllato dalla CIA molto di più di quello appunto, che è andato a sostituire. E, quindi, noi abbiamo praticamente un presidente ucraino, uh, Zelensky, che vabbè, è controllato dagli americani come, eh, come, un, pu come diciamo, un pupo dai pupari. Abbiamo il capo del, del, dei servizi segreti che è controllato dagli americani anche lui. Come mai dichiarano due cose separate se alla fine il ventrilo è quello stesso? È una domanda molto interessante, chiaramente. Soprattutto se si pensa che budano ha tutto l'interesse a eh, dare addosso a Putin, perché chiaramente quella notizia è stata ghiottissima per eh, incriminare Putin appunto eh, di un orribile delitto politico. No? Allora, perché giustifica Putin? Qual è il motivo? Cos'è? Vuole improvvisamente bene a Putin oppure a amore per la verità adesso spero che non ci sia qualcuno che, abbia, che creda davvero che abbia amore per la verità perché questi capi dei, degli spioni chiaramente sono dei mentitori di professione fa parte proprio del, 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 del loro ruolo mentire oppure dire la verità in cattiva fede cioè non esiste il fatto di dire la verità in buona fede allora mi, mi sono chiesto no, anche io come mai questa osservazione che sembra violare tutte le regole. Ebbene, la risposta sta proprio in quello che ha detto, eh, cioè uno dei semi della risposta sta in una dello, delle cose che ha detto Tiziana, cioè non ne ha parlato nessuno. Quindi lui ha fatto una dichiarazione che in totale violazione con le altre dichiarazioni, sempre che arrivano oltreoceano, diciamo cioè chiaramente, però di la seconda non ne ha parlato nessuno. Allora, la mia interpretazione, diciamo che ricalca un pochettino una vecchia storia che era accaduta con il Nord Stream. Ricorderete che il Nord Stream, quando è stato scoppiato, tutti i giornali hanno detto ha stato Putin a far scoppiare il Nord Stream. Per cui ancora adesso molta gente crede che sia stato Putin a far saltare il Nord Stream che era cretina come immagine, e come idea, perché chiaramente bastava chiudere il rubinetto. Era suo il tubo. Chi è che a casa chi è quale amministratore di condominio fa saltare l'impianto se, se gli inquilini non. Gli, cioè, siamo cioè, un litigio di No, al massimo chiude il, il rubinetto, era chiaro che non era così, però all'epoca i giornali avevano detto: 'Ha ah, stato Putin, ha fatto saltare'. Cioè, questa tesi chiaramente non ha retto, era per il popolino, e quando a un certo punto, tutti quelli che si sono occupati più seriamente della cosa sono arrivati alla conclusione che chiaramente erano stati gli americani. Seymour Hersh, premio Pulitzer americano, ha pubblicato un articolo dicendo che è, è stata l'America a far saltare il Nord Stream. Allora, che cosa succede? Saltano fuori gli soldi i genti segreti e dicono: Abbiamo trovato un colpevole, è un ucraino. E allora a questo punto serve per togliere il, la, la colpa dal. Eh, vero colpevole che gli americani adesso la versione ufficiale è che sono stati gli ucraini a far saltare il nostro in che è impossibile perché non hanno i mezzi forse cioè, di sicuro hanno il movente ma di sicuro non hanno i mezzi e la possibilità che in criminologia sono tre requisiti che ci vogliono adesso su questo fatto abbiamo la stessa situazione cioè noi abbiamo di nuovo ha stato putin a far fuori Navalny nonostante non avesse nessun interesse perché Navalny era chiuso in galera per i prossimi vent'anni non lo cagava nessuno in Russia perché, a parte, diciamo, qui è un mito del il più grande dissidente, il più grande oppositore di Putin. In Russia non lo conosce nessuno. Lo conoscono a Mosca, a San Pietroburgo, ma nel resto della Russia profonda, quella che conta elettoralmente, non vale, niente, non vale nulla. Non, sanno neanche, non conoscono neanche il suo nome in gran parte della Russia. Quindi di fatto era un non problema per Putin, anzi, era un problema se fosse morto. È morto, è diventato un problema e ha cancellato, cioè quindi se andiamo a vedere il cui protest, la sua morte è, diciamo, è venuta bene a, agli americani, è venuta bene agli occidentali. Perché? Perché c'era stata pochi giorni prima l'intervista di Tucker Carlson a Putin che è stata una grande successo con centinaia di milioni di visualizzazioni nel mondo. Ripeto, centinaia di milioni di visualizzazioni. In Italia sono 50 milioni, cioè sono tanti che l'hanno visto. Bisognava, bisognava compensare, cioè, anzi sarebbe stato bene compensare questa... Questa pubblicità positiva per Putin, guarda caso, a pennello è arrivato questo evento, è morto Navalny, tutti i giornali, ha stato Putin assassino, bastardo, eccetera, e a questo punto si è cancellato appunto per il popolino, per quello che leggono solo i titoli dei giornali, la notizia eventuale appunto del fatto che Putin ragiona come un essere umano, perché questo si è visto nell'intervista Tucker Carlson. Dopodiché, cosa è successo? Che come con Nord Stream, che sa la son bevuta a tutti, il popolino, però anche qui se la son bevuta a tutti, ma a quelli che invece analizzano la cosa, hanno detto: Momento. Il caso è troppo, è troppo fortuito, cioè la coincidenza è troppo eh, precisa, cioè il fatto che muoia per veramente di un malore improvviso, come quelli che muoiono in Occidente di malore improvviso, che guarda caso eh, di qui non se ne occupa nessuno, là invece sono tutti complottisti, parlo del streaming, no? però da noi no? sei complottista se, se dici che c'è una, una correlazione. Non ti sento Roberto. Mi sa che sei tu Jeff che non, non senti, non perché tutti gli sento. altri sentono. Non e so se dipende da me, credo di no. Tiziana, tu mi senti? Guarda da, Jeff, guarda Jeff senti. sei tu che non senti, tutti gli altri sentono, anche prima, ma... mi conferma... ah, okay. esatto, sì, sì. in regime confermano che si sente benissimo. benissimo. Allora, proprio... che cosa succede? Che mentre adesso, che mentre adesso, eh, che mentre adesso eh, il popolino è stato, diciamo, è stato riempito dalla falsa nozione che sarebbe stato Putin a far fuori il suo rivale numero uno, che non è tale. Adesso c'è da eh, confondere le idee agli altri, cioè a tutti quelli che si occupano seriamente della questione e soprattutto anche ai leader degli altri paesi di Stato, al sud globale, ai politologi, eccetera, che chiaramente hanno capito che la probabilità che fossero stati gli americani con qualche loro servizio segreto infiltrato nelle prigioni era molto elevata. E quindi che sarebbe stata la solita false flag, eccetera, eccetera, proprio per togliere l'attenzione dall'intervista di Tucker Carlson a Putin. E allora cosa salta fuori? Salta fuori Budanov che dice, no, no, non è niente, è stato un malore improvviso, non c'è correlazione, non c'è correlazione, che tanto non arriva al popolino, cioè i titoli dei giornali ci sono già stati, se noi andiamo domani per strada e chiediamo a dieci persone fermate per strada chi è che ha ucciso Navalny, Tu dicono, ha ah, stato Putin, ha stato Putin. Quindi quell'operazione è finita e adesso c'è l'operazione numero due, quella di convincere no, diciamo, tutti quelli i politologi, eccetera, che in realtà non sono stati gli Stati Uniti. Quindi, di nuovo è una sorta di excusatio non petita, eh, diciamo, eh, tra le righe. E quindi accusarsi o manifestare, no? diciamo che se prima noi non sapevamo, fino all'esternazione di Budano, noi non sapevamo se fosse davvero stato un malore improvviso oppure se fosse stato appunto un'operazione sotto falsa bandiera dei eh, servizi occidentali. A questo punto il sospetto diventa veramente forte che si sia tratta di un'operazione sotto falsa bandiera, che la non petita implicita nella dichiarazione di Budanov, a questo punto eh, diciamo confermerebbe. E questa è la lettura. E al contrario di tutte queste operazioni di, di menzogna, noi l'amore per la verità ce l'abbiamo molto ed è per questo. Che abbiamo organizzato anche il nostro evento di Milano il 16 e il 17 marzo a cui invito tutti i nostri ascoltatori a partecipare perché sarà un'esperienza sicuramente unica e che tutti ricorderanno perché è un'unione un di arte e informazione e quindi anche l'uso di un linguaggio diverso per informare e per fare lo stesso lavoro che stiamo facendo qui adesso in questo momento ma con un'altra forma di linguaggio e quindi venite tutti quelli che potete venite il 16 e il 17 marzo a Milano e prenotatevi e si possono comprare già i biglietti online preventivamente e quindi fatelo perché poi i posti sono limitati grazie grazie davvero per essere stati qui con noi stasera grazie Tiziana grazie Jeff e grazie a tutti e grazie Roberto grazie Roberto col colbacco anche grazie eh sì, mi posso rimettere anche il colbacco per cui dure, cioè, allora un saluto col colbacco a te Jeff a Tiziana e a tutti quelli che ci hanno ascoltato Anzi, grazie per... grazie per... davvero a tutti e due Margherita è in convalescenza dalla caduta ritornerà quanto breve probabilmente domani se no lunedì anche a Levante ma comunque è in convalescenza e sta bene. Grazie a tutti e arrivederci a domani.